quanto appunto esiste il 118, quindi una forma di emergenza-urgenza integrata gestita appunto dal pubblico, che indubbiamente ha dato i suoi risultati. Oggi c'è un'iniziativa abbastanza importante perché è divulgativa verso le scolaresche, in cui appunto promuoviamo il numero unico di urgenza, di emergenza che si è creato, il 112, e poi ai ragazzi vengono appunto illustrate quelle che sono le manovre salvavita e le manovre per la ricostruzione delle vie aeree. È appunto una bella iniziativa che conferma quello che è il nostro impegno nel sistema dell'emergenza per cercare di dare delle risposte efficienti in materia. Celebriamo il 118, che vorrei ricordare a tutti, e poi quell'organizzazione di sanitari dove ciascun sanitario e non, perché dall'autista al soccorritore, all'infermiere, al medico, svolgono un ruolo fondamentale nella catena di soccorsi che permettono poi di fare una diagnosi, attribuire il giusto codice al paziente e salvare una vita. Il 118 è strutturato molto bene e devo dire che qualsiasi operatore fa questo mestiere con passione e con sacrificio. Un arco di tempo che ha permesso al 118 di diventare un pilastro sempre più fondamentale del sistema sanitario nazionale. Diceva bene lei, l'impegno giornaliero del 118 è costante, pieno di impegno, pieno di professionalità e sacrificio da parte di tutti gli operatori, specialmente nel periodo pandemico che spero ci lasciamo alle spalle molto presto.